a tutti, sono Barbie Xanax e finalmente vi posso parlare di Miss Peregrine e la casa dei ragazzi speciali. Ve lo avete richiesto un sacco? Finalmente sono riuscita a vederlo. Il film parla di Jacob, un ragazzo che vive in un mondo tutto suo, creato dai racconti del nonno. Il nonno muore misteriosamente, Jacob lo ritrova senza occhi, ma l'anziano poco prima di morire riesce a dire a Jacob alcune cose. Trova Miss Peregrine, trova l'anello e altre cose poco comprensibili. Jacob ovviamente è sconvolto, non riesce a capire e, come se non bastasse, vede anche due strane figure inspiegabili dietro il nonno. Jacob, dopo aver perso il nonno, si ritrova anche a dover frequentare una psicologa. Insieme a lei, con i suoi genitori, decidono di andare alla ricerca di questa Miss Peregrine. Iniziamo subito a parlare del film. Finalmente, secondo me, Tim Burton è tornato ai bei vecchi tempi, ai livelli, secondo me, di Edward Mani di Forbice. Niente più ex moglie nei film, niente più Johnny Depp, finalmente, nei film. Niente più Danny Elfman alla colonna sonora, almeno per questa volta. Purtroppo Danny Elfman non ha potuto collaborare in questo film perché era impegnato nelle musiche di Alice attraverso lo specchio. Nonostante ciò, a me la colonna sonora, come è stata utilizzata in questo film, mi è piaciuta un sacco, è molto da videoclip musicale. La mia frase, Tim Burton è ritornato ai tempi di Edward Mani di Forbice, non era casuale. Infatti all'interno del film ci sono dei cespugli, come quello del dinosauro, che è proprio una citazione del film. Il film punta tutto su un concetto, la diversità. La diversità vista come risorsa, come qualcosa di speciale, un extra, e non come qualcosa di negativo. Questo è un tema molto caro a Tim Burton, che ha riproposto in tanti film, e finalmente torna anche qui. Proprio per questo, secondo me, Jacob è un po' il suo protagonista perfetto, un ragazzo pronto all'avventura, molto introverso, timido, pronto a credere a cose nuove senza mai essere spaventato da qualcosa di diverso. La diversità in questo film viene rappresentata come qualcosa tipica di Tim Burton, secondo me, non come un circo da far vedere allo spettatore. Il circo entrerà in scena per un altro tipo di persone. Nei film di Tim Burton, molto spesso la diversità è una diversità quotidiana, inconscia, normale, viene tutto ciò normalizzato in una vita quotidiana di queste persone speciali, e proprio per questo secondo me è importante. Raramente nel cinema viene rappresentata così e sono veramente felice che sia ritornata in Tim Burton. Quello che riesce a fare Tim Burton in questo film è dove falliva molto spesso negli ultimi film fatti. Sinceramente non mi avevano convinto appieno. Qui finalmente riesce a creare un mondo che sembra effettivamente concreto, tangibile, con un'estetica che non è semplicemente un'estetica, ma anche un livello simbolico. Infatti la caccia degli speciali si sovrappone in un periodo e anche in un luogo storico, come quello della Polonia durante il nazismo. Il fatto che la casa dei bambini speciali sia stata colpita da un missile nazista, e soprattutto le parole del nonno, dice che in Polonia c'erano dei mostri che volevano uccidere tutti coloro che erano diversi. Tutto questo porta a un discorso sotto un aspetto simbolico, ma anche molto concreto. La diversità vista come perseguitata sotto vari aspetti, nel mondo reale e nel mondo fantastico. La diversità molto spesso in Tim Burton è sempre una condanna ad essere segregati, pensate a Jack nella città di Halloween, segregati in una torre, nel regno dei morti, oppure ancora in un anello. Una condanna che molto spesso rinchiudeva queste persone all'interno di un ambiente abbastanza dark, che veniva un po' stemperato da un tono romantico. Molto spesso la segregazione, diciamo, diventava più piacevole quando si trovava un'altra persona diversa come te, che quindi ti voleva bene, ti capisse. Può essere una bambina, stile Beetlejuice, oppure un amore. Torna anche, secondo me, una certa cura, che negli ultimi film era andata sempre via via scemando, e a me dispiaceva un sacco. La cura per la fotografia, per la color correction, ma anche e soprattutto per costumi e scenografia, che sono una delle cose fondamentali in Tim Burton. Soprattutto la rappresentazione è fondamentale nei film di Tim Burton. Qui, un po' come per Edward Mani di Forbici, ci ritroviamo ancora una volta nella provincia, la provincia americana, che sembra tutta fantastica, tutta patinata, tutta color pastello, ma dove in realtà succedono delle cose terribili. Quelle case così perfette nascondono dei genitori un po' così, non sempre adatti, che non sempre riescono a fare il loro lavoro, il luogo di un terribile omicidio, il luogo del bullismo. Insomma, quel luogo che sembrerebbe essere presentato come un paradiso in realtà racchiude tutte caratteristiche negative, mentre dall'altra parte un luogo apparentemente austero come la casa di Miss Peregrine in pieno stile gotico è in realtà il luogo dell'amore. Come molto spesso accade nelle scenografie di Tim Burton, l'apparenza inganna. Finalmente tornano un sacco di dettagli, perché voi nei vecchi film di Tim Burton, se mettevate pausa in un periodo a caso, trovavate un sacco di dettagli che ogni volta che mettevate pausa scoprivate una cosa differente, una cosa nuova. Tutto ciò purtroppo era andato via man mano, invece qui ritornano, soprattutto ritornano i dettagli kitsch. Dettagli kitsch della vita suburbana. Ma un'altra cosa che è tornata e ho amato tantissimo è l'attenzione ai corpi, che detta così sembra una cosa detta da niente, ma in realtà
fa tantissimo. Molto spesso Tim Burton esalta nei propri attori delle caratteristiche che molto spesso vengono invece minimizzate oppure un po' coperte per altri film, per altri registi degli stessi attori. Tutte queste caratteristiche particolari Tim Burton molto spesso le accentua proprio per creare un'unicità in quelle persone che noi stiamo vedendo, per dargli qualcosa di caratteristico, iconico, diverso dal solito, che quindi ci affascina. La stessa cosa fa con il ragazzo protagonista, Jacob. Ha degli occhi blu fantastici, ma soprattutto ha delle gambe molto molto lunghe che molto spesso con la regia Tim Burton esalta. E sembra quasi Jack Skellington, che aveva quelle gambe lunghissime e magre. Anche l'attrice che interpreta Emma ha degli occhi grandissimi. Grazie al colore dei capelli, ma anche al trucco, sono molto molto evidenziate. Se voi vedete le sue altre foto, si notano molto meno. Pensate al ragazzo che proietta i sogni. È molto particolare perché è un bambino, ma sembra quasi un anziano. Ma parliamo di Eva Green. Eva Green è fantastica in questo film. Secondo me non era stata valorizzata appieno in Dark Shadow, che secondo me è il film meno riuscito di Tim Burton. Qui è letteralmente perfetta. Riesce effettivamente con uno sguardo a dire un intero monologo. È perfetta sia dal trucco, sia dall'acconciatura, ma anche dai costumi che richiamano il suo personaggio. Ad ogni inquadratura è riuscita a vedere dei dettagli nuovi, qui in mezzo alle pieghe, dei colori. Inoltre il suo personaggio è perfetto perché sembra un po' una Mary Poppins, un po' tipo un omicida pronto ad uccidere chiunque tocchi quei bambini. Ma parliamo anche delle figure rilevanti. Molto spesso in Tim Burton ci sono state delle figure femminili che non stavano lì a non far niente, insomma. Ultimamente questa cosa era un po' caduta nel dimenticatoio, oppure non funzionava un granché. Qui si ritorna finalmente a dare delle figure femminili davvero ma davvero particolari, quindi parliamone subito. Parliamo di Miss Peregrine. Poteva essere rappresentata un po' come una tapa, un po' come una Mary Poppins, invece lei è un po' più inquietante, sembra quasi una domatrice più che una tata per questi bambini o semplicemente una madre. È qualcosa di più rispetto alla maternità, perché tramite lo sguardo come viene rappresentata sembra come se nascondesse qualcosa, se fosse pronta sempre a saltare al collo di chiunque, una certa aggressività che te la fa temere e quindi non sembra inoffensiva come una madre qualsiasi. È molto interessante la famiglia di Jacob, perché c'è il padre che è un po' un fannullone, diciamolo così, se la sta prendendo comoda, deve scrivere il suo libro, però non conclude molto né come padre né come, diciamo, marito. Dall'altra parte la madre sembra una donna in carriera, sempre pronta, impegnata, e quindi proprio per questo deve andare il padre con Jacob. L'altro personaggio molto alla Burton, ovvero che non te l'aspetti, è la collega di Jacob, che noi la vediamo molto così, tranquilla, anche un po' svampita, con la sua auto piena di adesivi eccetera eccetera, che accompagna Jacob a casa del nonno. Ma quando Jacob gli dice c'è qualcuno di qua di là, lei arriva con la pistola e come John Wayne spara a tutti. Ma parliamo delle ragazze speciali. Emma e Olive sono un po' le ragazze della femminilità più canonica, le più piccoline invece sono molto molto più interessanti. Della ragazza che fa crescere le piante con le mani, oppure Browin, che è quella super forzuta, sono molto particolari perché dall'aspetto sono molto femminili, ma allo stesso tempo viene dato a loro delle caratteristiche che molto spesso vengono date un po' ai maschietti, come la forza. Questa bambina che sembra Shirley Temple con tutti questi riccioli d'oro, che poi la vedi spostare i mobili così, è una caratteristica molto rara. Così come la mostruosità, ovvero la bambina con i riccioli che ha invece una bocca sulla nuca. Quella è una cosa molto rara, perché la mostruosità, soprattutto a un soggetto femminile, raramente è avvicinata a qualcosa di buono, ma molto più raramente è avvicinata a una bambina, in genere una cosa demoniaca o roba del genere. Sarebbe stato non ok se tutte queste ragazze fossero state rappresentate come non canonicamente femminili, in quanto già avevano delle caratteristiche ritenute maschili, e quindi rappresentarle come un po' di maschiacci sarebbe stato come dire che certe caratteristiche di forza sono incompatibili con la femminilità canonica. Invece il fatto che all'apparenza sembrino delle piccole Shirley Temple e poi sono pronta a spaccare il mondo è fantastico. Come viene utilizzato il circo e il Luna Park o l'esibizione dei propri poteri è una cosa molto interessante. Tim Burton decide di non farci fare una passeggiata in mezzo a questi bambini e farci vedere i loro poteri come in genere accade nei film. Non ci fa sentire al circo e non tratta questi ragazzi come delle esibizioni, ecco. Questa cosa secondo me è molto interessante e decide di farci vedere come questi ragazzi abbiano o non abbiano dei poteri proprio attraverso l'aiuto degli altri, per aiutarli per la cena, per aiutare a intrattenere gli altri. Il film ha una trama molto carina. La mia scena preferita è quella del Luna Park con gli scheletri, che è una citazione di un altro lavoro di Tim Burton, ovvero il videoclip dei The Killers che si intitola Bones, che è praticamente molto simile. Il risultato è fantastico, mi è piaciuta sia la musica sia il montaggio in quel momento, è davvero divertente e molto alla Burton, quel macabro e divertente. Inoltre proprio in quel momento c'è anche un suo cameo e io l'ho beccato al volo. Mi è piaciuto davvero tantissimo e sono molto molto contenta di questo risultato. Spero che continui.
continui così Tim Burton, perché sinceramente i suoi film erano diventati da un'estetica non troppo particolare, non troppo accattivante, ma soprattutto molto sterile. C'era questa bella copertina ma poi non c'era niente. Invece qui siamo ritornati a un'estetica di un certo tipo e anche dei valori di un certo tipo, che secondo me al momento solo Tim Burton, o forse non lo so, Wes Anderson, essere atipici come qualcosa di positivo che ti rende interessante. Sono pochi i registi che riescono a farlo, però Tim Burton ha quel gusto un po' macabro, un po' goth e romantico, che secondo me non molti registi hanno. Quindi dei film che possano esaltare questo gusto secondo me sarebbero perfetti per lui e anche per noi da vedere. Avete visto questo film? Vi è piaciuto? Fatemi sapere il vostro voto. Il mio voto è rullo i tamburi 10, perché finalmente Tim Burton è ritornato ai bei vecchi tempi. Se vi è piaciuto questo video, avete messo mi piace, grazie mille. Interagite con il mio canale tramite mi piace oppure i commenti, perché dopo un po' YouTube non vi fa più vedere i miei video se non interagite. Grazie mille per essere iscritti al mio canale. Se vi è piaciuto il mio video e lo volete far vedere a qualcuno, condividendolo aiutate tantissimo a far crescere il mio canale, quindi grazie davvero. Grazie per essere arrivati fin qui e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!